Buongiorno a tutti. Il tema di oggi è un tema particolarmente sentito per il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e per tutto il Servizio Nazionale di Protezione Civile, la disabilità in emergenza. È un argomento fondamentale, noi ci stiamo lavorando sin dal 2004, quando abbiamo sentito l'esigenza di intraprendere un rapporto con persone disabili all'interno del nostro Dipartimento. Questa esperienza ci ha arricchito, ci ha formato e ci aiuta a comprendere tante esigenze e tante necessità durante tutte le attività che svolgiamo nel servizio di protezione civile. Dal 2012 questa esperienza è diventata più operativa e stiamo lavorando soprattutto in termini di pianificazione. Aiutare le persone con difficoltà durante un'emergenza significa pianificare con loro quelle che sono le necessità, le singole necessità che si hanno durante le attività operative. Abbiamo iniziato una serie di campagne importanti e di tavoli di confronto. Segnalo quello con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e quello con le associazioni di categorie. Abbiamo inserito queste persone all'interno dei nostri programmi di formazione come Io non rischio, ad esempio, proprio per trasmettere anche ai volontari la necessità di conoscere le difficoltà e lavorare insieme per fornire soluzioni. Il mondo del volontariato è un mondo estremamente sensibile, è un mondo che si basa sulla solidarietà umana e questo è il motivo per cui l'altro tavolo fondamentale di discussione e di organizzazione sui temi della disabilità in emergenza è proprio con la Consulta Nazionale del Volontariato di Protezione Civile. Abbiamo la necessità di inserire questi argomenti anche nelle nuove sfide. Faccio per esempio riferimento a tutte le attività di comunicazione e di accesso ai web e a quello che è il mondo dell'informatica o al mondo della comunicazione in emergenza tramite internet. Esiste un sito, esiste un'organizzazione, abiliaproteggere.net, che non solo raccoglie il gruppo di lavoro e le risultanze del gruppo di lavoro del Dipartimento, ma fornisce anche un osservatorio privilegiato su questo mondo. Il Dipartimento continuerà a lavorare nei temi di disabilità in emergenza perché riteniamo che sia uno dei punti cardine di una società civile moderna con un elevato grado di attività in materia di protezione civile. Buon lavoro a tutti.